Buonasera. Allora, apro questo Consiglio Comunale della questa tornata amministrativa. Segretario, con l'appello, grazie. Buonasera, Calvinelli Romano, Presente? Savoldi Sì. Presente. Gianfranco, Passeri Daniel, Pietro Buoninada, Trotti Angelo, Melotti Ugo, Melotti Camilla, Presente. Lazzarini Marco, Presente. Presente. Ghensi Nadia, Pietro Presente, Bonifranco, è assente giustificato. Cardinelli Michela. Presente. Sono presenti 10, assenti 1. Allora partiamo con punto numero 1 dell'ordine del giorno. Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità e convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale. Prego, segretario. Allora, il primo punto dell'ordine del giorno riguarda, come diceva l'oggetto, la convalida degli eletti alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale. Si tratta di un adempimento formale e obbligatorio previsto dal testo unico degli enti locali che il Consiglio Comunale deve compiere nella prima seduta verificando la condizione di ciascuno degli eletti alle cariche sopradette. Ciascuno di voi in sede di accettazione della candidatura, sia a sindaco sia a consigliere comunale, ha sottoscritto una dichiarazione nella quale, oltre ad accettare di essere candidato, ha anche dichiarato di non trovarsi in una delle condizioni di incandidabilità e di ineleggibilità previste dalla legge. Trattandosi di una autodichiarazione, ciò comporta che ovviamente ciascuno di voi era consapevole e a conoscenza, quantomeno in maniera complessiva anche sommaria, delle condizioni previste dalla norma per poter accettare la candidatura. Ora che siete stati eletti, la norma prevede che il Consiglio Comunale nella prima seduta, anche se non sono state presentate contestazioni, debba procedere alla convalida delle elezioni e verificare che non vi siano condizioni, magari anche sopravvenute, di incompatibilità con la carica. Per quanto riguarda, diciamo, il sottoscritto ha verificato le condizioni, le dichiarazioni che sono state rese in sede di presentazione della candidatura e anche successivamente alla proclamazione dei risultati elettorali. La verifica è stata fatta anche in sede di ammissione delle liste da parte della Commissione elettorale circondariale, quindi non rilevano dal punto di vista, diciamo, burocratico, non vi sono elementi da segnalare da parte mia. Ciò non toglie che ciascuno possa eventualmente segnalarli in questa sede. Come sapete, la proclamazione degli eletti è stata effettuata dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione, in questo caso Monno non ha l'adunanza dei presidenti di seggio, essendo articolato in un'unica sezione elettorale, e quindi il sindaco e i consiglieri comunali sono stati proclamati eletti con il verbale dell'ufficio elettorale di sezione in data 10 giugno 2024, e i risultati della proclamazione sono i seguenti. È stato eletto alla carica di sindaco per la lista Insieme per Monno Caldinelli Romano con un totale di 241 voti di lista. Con esso sono stati eletti i consiglieri del gruppo di maggioranza, Savoldi Gianfranco con una cifra individuale di 270, Passeri Daniel con una cifra individuale di 268, Pietro Boninada 265, Trotti Angelo 258, Melotti Ugo 258, Melotti Camilla 257, Lazzarini Marco 257. Sono stati inoltre eletti per la lista Monno Unita Ghensi Nadia con una cifra individuale di 153, che corrispondono ai voti di lista, Pietro Bonifranco con una cifra individuale di 177, Caldinelli Michela con una cifra individuale di 174.
Prima votazione, se ci sono qualche osservazione, grazie. Sì. Ora metto in votazione il punto numero 1, primo ordine del giorno, chi è favorevole? Controprova, chi si astiene, chi sia contrario, non è mica. Il punto numero 2 del giorno, giuramento del sindaco. Ora, come vi dicevo prima, il sindaco è già in carica dal 10 di giugno, dal momento della proclamazione. Tuttavia, la legge prevede che sempre nella prima seduta il sindaco presti giuramento davanti al Consiglio nella seduta di insediamento, individuando, diciamo così, nella, Costituzione il parametro di riferimento. È un momento solenne, formale, ma che comunque ha un'importanza. Per questo il sindaco è vestito in forma ufficiale e, siamo invitati a seguire il giuramento, alzandoci. Io, Romano Caldinelli, eletto alla carica di sindaco del Comune di Monno, nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2024, giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Niente, vorrei dire due parole concernate le elezioni comunali. Giustamente io penso che sia il sindaco che i consiglieri comunali siamo orgogliosi, diciamo, come è andata le elezioni comunali, nel senso dire per l'affluenza dei votanti, che diciamo guardando diciamo, la stima diciamo, che è uscita sui giornali, che siamo al 75% della popolazione, però se noi dobbiamo fare il calcolo che abbiamo 85 aire, vale dire quei famosi, diciamo che hanno diritto alla doppia cittadinanza, ci porta al 90, 88, 89,2% di affluenza. Poi vuol dire che dobbiamo tornare indietro anni per vedere tutta questa affluenza. Perciò io sono molto orgoglioso e penso anche i nostri, diciamo, i consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, che siamo molto, diciamo, orgogliosi di questa affluenza. L'altro giorno ho dato, diciamo, mandato sia ai due assessori, Melotti Ugo, vice sindaco, e all'assessore Nadia, Nada, scusa, scusate, Nada, e il capogruppo che è Savoldi Franco. Dico qualche notizia sui lavori che sono in atto, anche se vanno un po' a rilento, a parte il parcheggio che vedo che va avanti abbastanza solerte, ma vedo anche nel centro del paese che invece stanno andando avanti un po' a rilento sulla definizione dei mascelli per il selciato. Anche oggi sono andato su a vedere sulla strada del lago, hanno incominciato a fare il muro di sostegno della strada e poi inizieranno sulla strada che porta a Sternodio, perché anche lì c'è già una, diciamo, la strada l'abbiamo chiusa perché era problematica sul passaggio delle macchine. Ecco, volevo dire una cosa, che lunedì ero sindaco e martedì ho avuto la notizia che mi è arrivato l'avviso di garanzia, una cosa che mi aspettavo, perciò nessun problema, perché uno che ha avviso di garanzia vuol dire ci dicono che sei garantito dalla procura, che stanno iniziando le indagini. Ecco, volevo soltanto dire che se quando avrò più notizie, diciamo, più precise, sarà compito mio informare la cittadinanza. Ecco, passerei, diciamo, alle linee programmatiche. Il primo punto, come abbiamo detto anche quando abbiamo presentato la nostra lista il giorno prima delle elezioni, il punto primo è la famiglia. Le famiglie sono il fulcro essenziale della nostra comunità. L'impegno sarà rivolto ai bisogni,
del suo collettivo, rispondendo alle esigenze di tutti i nuclei familiari. Verrà posta particolarmente attenzione alle persone anziane che necessitano di azioni continue, collaborando con gli enti e figure che supportano il Comune nell'erogazione dei servizi a persona. Mentre per i nostri bambini vogliamo sfruttare le strutture esistenti per inserire impegni post-scolastici. Al secondo punto, attività economiche del territorio. È fondamentale per noi la collaborazione con tutte le attività commerciali e agricole presenti sul nostro territorio. Avremo massima cura e impegno nello sfruttare ogni possibilità per richiedere e ricevere risorse economiche e sovracomunali. Terzo punto, politiche sociali e culturali. La cultura e l'istruzione sono tra i settori primari della vita sociale della nostra comunità. Saremo attenti a sostenere la scuola materna e dell'infanzia, fino a che ci sono io, posso stare tranquilli che sia le scuole elementari e l'asilo li terremo a morno. Vale dire, la scuola materna e l'infanzia in sinergia con i genitori e insegnanti, mantenendo tutte le attività già in corso e incentivando le nostre iniziative. Porto a conoscenza anche i cittadini che quest'anno, ho appena passato all'assessore Nada, che faremo la questione del tipo dopo scuola. E poi dopo scuola, se la Nada vorrà precisare le cose, lo dirà. Particolare focus sarà posto anche sulla gestione di Camon, ecco anche qua, anche sulla questione di Camon, ecco, dateci il tempo di ancora di, diciamo, di qualche tempo, poi però vi garantisco che lì cambieremo tutta la questione, diciamo, il sistema di Camon con la monoservice, che adesso il Presidente darà le dimissioni, perciò faremo il nuovo diciamo, direttivo. Così almeno anche con la nuova monoservice penso che sia, diciamo, un impulso in più per Camon e anche per altre cose. Quarto punto, l'urbanistica e lavori pubblici. Puntiamo a presentare dei progetti che siano finalizzati a migliorare i servizi a disposizione dei cittadini. Cercheremo inoltre di favorire il recupero degli edifici del centro storico, ponendo principalmente cura del centro abitato e nella sentieristica. Ecco, l'idea del gruppo sarebbe anche quella di dire, se uno vuole fabbricare e vuole ristrutturare case in centro al paese, daremo dei contributi, non che li daremo, ma li faremo uno sconto sugli oneri o così, ecco, che vengono qua, diciamo, che se verranno, diciamo, a confrontarsi, la soluzione la troveremo. Eccoci, adesso, questo si mette in votazione. Ecco, passo la parola al sindaco Ugo, se vuol dire qualcosa, prego. Io sarò breve perché lascio la parola al Trotti, in quanto lui parla volentieri meglio di me. Anzitutto ringrazio la popolazione per il appunto, che come diceva il sindaco, che c'è stata per le votazioni e il risultato che la nostra lista ha ottenuto. Ringrazio anche i consiglieri che con insistenza hanno voluto darmi questa carica di vice sindaco alla mia tenera età. Oltre a ringraziarli, mi rimprovero perché secondo me mi hanno dato troppa fiducia, insomma. E voglio rivolgere un invito alla minoranza a essere attivi, fare una opposizione costruttiva e attenta in modo che ci aiutino a lavorare bene, insomma, ecco, ci diano uno stimolo a lavorare bene. La minoranza l'abbiamo desiderata per due tornate e finalmente questa volta c'è, potevamo esserci noi, è capitato invece all'altra lista, però vabbè, come ripeto, spero che certo la perdita è sempre una cosa dura da mandare giù, però le cose passano e
forse è meglio essere alla minoranza che alla nella maggioranza, insomma, si lavora più tranquilli, si vedono le cose con più serenità. Rivolgo un pensiero, anche un invito alle varie associazioni presenti nel nostro paese, Pro Loco, US Monno, gli alpini, e spero che continuino a fare il bel lavoro, il grande lavoro che hanno fatto in questi ultimi tempi e che hanno reso il comune di Monno un comune, seppur piccolo, invidiabile però da tanti. Comunque io auguro un buon lavoro a tutti, consiglieri, minoranza e ai miei, e cedo la parola al top. Vi ringrazio. Io sì, vorrei soffermare. Dobbiamo fare un po' di apprendistato su alcuni cenni storici, perché io tutte le volte che passo davanti al municipio ritorno un po' ai tempi di quando frequentavamo la prima elementare, perché questo stabile non c'era, la piazza non c'era. La piazza nostra era quel quadrato che sta a sud del bar Il Gatto Nero e a est della parrocchiale. E per i ragazzi di allora avere il privilegio di giocare in piazza era una cosa un po' straordinaria, perché la piazza allora era destinata a persone più mature. E sotto la facciata sud della parrocchiale vi era una stradina, era sui 2 metri e qualcosa, che allora era come un'autostrada. Praticamente qui davanti c'erano dei terreni adibiti a masseria, a corte, e ho visto piano piano questo muro abbattersi, e qui a Monno è sorta una delle prime scuole edili, credo in Valle Camonica, l'impresa che aveva demolito questo, il municipio che era leggermente a fianco, dove c'è adesso il monumento ai caduti, è stato demolito e quindi è stato fatto lo scavo, e l'impresa Bonetti, con i suoi operai e con tanti giovanotti di Monno, hanno così iniziato la costruzione e portato anche ai nostri ragazzi le capacità di imparare l'arte del fare il muro e delle tecniche edili, che allora erano molto un po' più andanti di quelle che abbiamo adesso. Da allora qui si sono susseduti un sacco di persone che sono state, pensate un po', scelte con una croce su una scheda. Una volta la croce, mi ricordo sempre, era il segno che si faceva per le persone che non avevano la capacità di aver imparato a scrivere. Quindi queste persone qui si sono confrontate, a volte si sono anche scontrate, però una volta uscite, mi ricordo, almeno anche le tornate che ho fatto io, eravamo sempre rispettosi sia l'un l'altro. Abbiamo sempre mantenuto quel rispetto che era necessario. Un ringraziamento lo vorrei fare al riconfermato sindaco, perché da buon vicino di casa posso garantirvi che in questi 2 o 3 anni l'ho visto sopportare dei momenti di sofferenza che non auguro neanche come dire, all'individuo cui individui questo mondo. Ma il grazie più grande penso che l'abbia dato l'urna, recitando poi quello che è stato l'esito della votazione. Un altro ringraziamento lo voglio fare al segretario, perché noi nei momenti ultimi concitati del preparare la nostra cordata lo abbiamo disturbato in momenti che chiamarli canonici sarebbe un sacrilegio. Tant'è vero che lui, anche se gli orari erano fastidiosi, ci ha sempre trattato come se fossimo una famiglia e nello stesso tempo ci ha anche dato un bel coraggio. Di conseguenza, un grazie ancora.
Dicevo poi che noi siamo stati chiamati nelle urne, quindi il nostro compito adesso è un po' quello, se vi ricordate quelli della mia età, chi ha qualche anno in più si ricorderà meglio, del lavoro che facevano i frati, soprattutto il periodo autunnale, quando venivano a Mondo e in tutti i paesi della valle e bussavano alle porte per raccogliere qualche frutto o qualche sostentamento per la loro parrocchietto, per il loro convento, e bussavano tutte le porte. Molte di queste porte si aprivano, tante altre invece non si aprivano. Però anche le porte che si aprivano molte volte non sempre riuscivano a dare quello che veniva richiesto. Noi adesso praticamente facciamo la veste di questi frati perché abbiamo il compito di bussare a tutti gli enti, a tutte le associazioni, provincia, regione, Roma, per cercare di accumulare quei finanziamenti, quelle provvidenze che purtroppo noi abbiamo bisogno e ci servono per migliorare un po' la nostra vita e anche quella che sicuramente sarà futura per i nostri figli. D'accordo. Ecco, vorrei chiedere anche al segretario, ancora una volta, che sarebbe graditissimo compagno di viaggio in questo nostro, perché noi ci chiamano i gatti per una particolarità. Qualche volta riusciamo a vedere un po' più lontano di qualcuno e i segretari, noi sappiamo che hanno un lubrificante particolare per spalancare bene quelle porte che si aprono e senza farle cigolare. Nello stesso tempo hanno qualche volta una chiave che ha un po' del magico, perché riesce a smuovere anche quelle porte che invece sono tanto tanto e parecchio sorde di solito. Una delle cose che ho detto prima e che mi stupisce sempre è proprio il fatto della croce, perché quando io vado e devo votare nell'urna con una crocetta, mi ricordo sempre, non riesco a farne a meno, di tutte quelle persone che hanno avuto meno fortuna di noi e che hanno usato il loro nome proprio con questa crocetta. Ed è uno dei segni più importanti che abbiamo qui al mondo, perché se noi andiamo a vedere nelle nostre case, non c'è una parente di casa al mondo che non abbia un segno della croce. Praticamente è un po' il segno dell'uomo, è un po' il segno della cristianità. È il segno praticamente del progresso che dobbiamo affrontare, è secondo me il segno più importante dell'uomo. E adesso che ho pronunciato la parola uomo, mi fermo perché io credo di aver detto tutto. Ecco, passo la parola un secondo a Nada Sì. per chiarire la questione del doposcuola estivo. Difficile per me, dopo tutte queste belle parole, intervenire. Comunque anch'io ringrazio tutti, i nostri concittadini che hanno votato. E niente, allora, mi rifaccio un po' al discorso che... Oh, Madonna, scusa. Allora, mi rifaccio un po' a quello che diceva prima Romano per il doposcuola, solo un'informazione molto veloce. Allora, riguarderà 2 settimane. La prima settimana sarà dal 29 luglio al 2 agosto e diciamo interesserà la fascia di bambini di età, cioè quelli che frequentano la scuola dell'infanzia e i bambini della scuola elementare. La seconda settimana sarà invece dedicata, per cui dal 5 agosto al 9 agosto, ai ragazzi più grandi che hanno frequentato, diciamo, le medie. È un progetto che verrà fatto con il CARDO, dove verranno appunto fatte delle attività ludiche e per i più grandini anche un aiuto compito. Nelle prossime settimane contatteremo i genitori dei bambini per fare appunto un attimino un'informazione un pochino più precisa e anche per fare un punto sulle problematiche che ci sono proprio a livello di scuola, gestione dei trasporti, come avevamo già anticipato anche cioè in sede di presentazione della lista.
Grazie. Giustamente, minoranza, prego. Allora, anche noi poi dirà due parole anche Michela, mi unisco sicuramente al ringraziamento anche del sindaco, grazie a tutti gli elettori che si sono recati alle urne, il nostro orgoglio più grande è quello davvero di essere riusciti comunque ad avere una seconda compagine, perché dopo 10 anni senza un'opposizione, quindi, e vedere davvero reduci da consigli dove magari avevi una persona o due nel pubblico, vedere così tante persone, veramente questo è bello, ecco, è una cosa positiva. Sicuramente, come ha detto Ugo, va bene, non saremo proprio così cattivi perché innanzitutto siamo Corte Rosa, quindi ho detto adesso stasera che siamo due donnine qui, però la nostra minoranza sicuramente sarà una minoranza costruttiva e non distruttiva. Saremo sicuramente vigili a tutto quello che ruota intorno ad un'amministrazione comunale, perché poi i nostri punti che avevamo nel nostro programma elettorale erano proprio trasparenza, informazione e partecipazione. Chiedo, magari faccio 3 domande al sindaco, che poi passo parola a Michela. Allora, ho sentito, appunto, prendo atto delle deleghe che sono state assegnate, se mi confermate che allora al sindaco restano lavori pubblici, bilancio, sport, agricoltura, istruzione e turismo. Poi, se ci definite magari cosa sono i compiti, perché in fase elettorale, vabbè, erano comparsi 3 assessori, poi era un errore di stampa. Poi i consiglieri erano tutti delegati e adesso invece stasera ci ritroviamo sul nostro documento che ad assegnare alcuni compiti agli altri consiglieri. Terza domanda, chi in questo momento sta gestendo la pagina Facebook del Comune di Monno? Perché ci auspichiamo che sia un consigliere, ma siccome fino a questa sera non siamo stati nominati, quindi nessuno era consigliere effettivo, perché è una pagina delicata e almeno nel passaggio 2019 dall'amministrazione di Roberto Trotti a quella di Caldinelli Romano c'è stato un fermo della pagina dal 27 maggio al 12 giugno. Tempo in cui eravamo stati eletti, che ne facevo parte. È questo che chiediamo, perché non penso siano dipendenti, perché era proprio stato deciso che deve essere un rappresentante dell'amministrazione, perché comunque sono documenti sensibili e dare libero, cioè adito a chiunque può magari accedere a questa pagina, potrebbe scrivere di tutto e di più. Ecco, che magari non potete dircelo stasera, sapere chi la gestisce, però abbiamo visto che in questi giorni comunque la pagina era comunque attiva. Michela, se vuoi. Io volevo anche io fare le congratulazioni alla nuova amministrazione e mi auguro appunto che possiate cogliere l'opportunità di rappresentare tutti i nostri concittadini e ringrazio tutti coloro che ci hanno votato e anche coloro che non l'hanno fatto, perché comunque, come è stato detto poco fa, c'è stata una grande partecipazione alle urne, questo significa che i cittadini ci tengono al proprio paese ed è sempre un buon segno. Io ringrazio appunto di chi mi ha votato, quindi di far parte della minoranza. Non so se sarò in grado di svolgere questo compito nel migliore dei modi, ma cercherò insomma di farlo e di dare il mio contributo. Abbiamo appunto lavorato tanto sulle nostre pagine social, sia Instagram che Facebook, cercando di farci conoscere il più possibile attraverso questi canali e cercheremo di mantenerle attive anche nel futuro. Quindi ringrazio e passo la parola appunto agli altri. Ora rispondo alle 3 domande fatte dalla Nadia. Allora, il vice sindaco, Melotti Ugo, è responsabile del personale e del patrimonio. Sono stati i lavori pubblici all'agricoltura e dal sindaco, con delega ai lavori pubblici a Gianni Totti. E all'agricoltura a Daniel Passeri. Per quanto riguarda i sensi sociali e la cultura, è
la NADA con delega alla cultura a Marco Lazzarini e allo sport e con delega allo sport e turismo alla Camilla Nerotti. Questo è quanto abbiamo deciso e quello che diciamo alla popolazione. Prego. Ok, però allora i delegati possono essere solamente due delegati degli assessori? No, delegati, no? Io posso delegare tutti i consiglieri, tutti. Ah, ok, allora. Questo è la legge che lo dice, non è che è il romano che lo dice, è la legge. Sì, sì, no, no, okay, allora sì, avevamo visto una legge che diceva questo, perdon, se vuoi, esatto. La legge che dice così, sì. Ci confronteremo sulla legge. Sì, sì, no, no, è per quello che... Perché abbiamo chiesto anche altri comuni, diciamo amici della Media Valle e Bassa Valle, che hanno delegato tutti i consiglieri, anzi, qualcuno ha delegato anche consiglieri non è loro. Ah, ok, perfetto, grazie. Ecco, qua voglio mettere un appunto che se qualcuno ha bisogno di parlare con i lavori pubblici si può riferire a Gianni Trotti, se, oppure a sottoscritto, anche come l'agricoltura, se magari un giorno non ci sono per impegni, può riferirsi a Daniel Passeri, che sicuramente vi darà le stesse opinioni che chiederò io, perché prima, diciamo, di prendere una decisione ci confrontiamo e poi il gruppo, quando si esce dal gruppo, su una certa linea, di lì non si scosta. Perciò che la dico io, sindaco, lo dice il consigliere Daniel oppure il consigliere Trotti, è la stessa cosa. Mi manca la terza domanda, quella della pagina Facebook. Ecco, pagina Facebook. Tutti sanno che non è che io vada per accetto per Facebook, che per me è come parlare di qualcosa, però giustamente non ci abbiamo pensato, però penso che il nostro capogruppo, visto che è pur abbastanza, diciamo, manito nella questi affari lì, perché diciamo telefonino e Facebook, sarà responsabile, diciamo, della pagina Facebook del comune. Però non mi sembra, questo voglio sottolinearlo, perché anche i nostri dipendenti, prima di uscire con una, diciamo, con una, non so come si dice, pagina, con una pagina, non so, con qualcosa di scritto, veniamo sempre informati. Se possono mandarla diciamo, alla popolazione, mandarla in onda, non so come la, diciamo, pubblicarla. Ecco, io mi scuso, ma io queste cose qua non è che... Queste cose qua non è che abbia molto di mistichezza, io prediligo sempre il rapporto umano faccia a faccia perché ci capiamo meglio. Allora ecco, mettiamo che sulla questione, diciamo, Facebook, okay. Fai te, ecco, Savoldi, Franco, sarai responsabile. Il 2, il 3, il 4, il 2 si vota? No, il 2 l'abbiamo fatto. Il 3 anche? Le linee programmatiche che sono queste, mettiamo al voto. Allora, sì. Allora, se c'è qualcuno per qualche altra osservazione sul punto numero 3, ora metto in votazione il punto numero 3 dell'ordine del giorno, comunicazione della nomina del vice sindaco e della giunta comunale, presentazione delle linee programmatiche di mandato da parte del sindaco. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Due astenuti. Il punto numero 4 del giorno, definizione degli indirizzi generali per la nomina dell'azione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni. Prego, segretario. Allora, questo punto contiene, come dice appunto l'oggetto, degli indirizzi generali in base al quale poi potranno essere fatte eventuali nomine e designazioni da parte del sindaco durante l'intero mandato, qualora si rendesse necessario designare appunto dei rappresentanti del comune presso altri enti
oppure presso altri organismi di diritto pubblico e di diritto privato, quali sono per esempio anche le società. E la norma dice che il sindaco effettua queste designazioni sulla base degli indirizzi generali forniti dal Consiglio Comunale, quindi in genere nella prima seduta si approva questo documento che adesso io vado anche a riassumervi, nel quale vengono stabiliti dei principi di ordine appunto molto generale, che devono però essere tenuti in considerazione nell'effettuare queste nomine. Innanzitutto l'articolo 1 prevede che ci siano dei requisiti di eleggibilità pari a quelli della carica di consigliere comunale, di possedere in relazione alla natura dell'incarico un'adeguata competenza, non avere conflitto di interessi con le mansioni e le funzioni inerenti all'incarico, tenuto conto anche delle attività e professioni abitualmente svolte dai delegati. Non essere in rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al terzo grado con il sindaco che attribuisce l'incarico, non avere incarichi o consulenze presso l'ente per il quale è disposta la nomina, non trovarsi in alcuna delle posizioni di incompatibilità previste dalla legge. Per le nomine e designazioni sono valutate adeguatamente le diverse realtà sociali e giovanili, nonché economiche e culturali, cittadine e le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, privilegiando il rinnovo dei rappresentanti. Gli incarichi permanenti di norma non sono inoltre cumulabili. Se il documento prevede anche che ci possano essere dei rappresentanti all'interno o all'esterno del Consiglio Comunale, questo ovviamente lo stabilisce la legge, i rappresentanti del Consiglio, se non diversamente previsto, possono essere scelti fra componenti del Consiglio Comunale o tra persone estranee allo stesso, tenendo anche conto di quanto stabilito negli enti presso cui sono nominati. Lo stesso documento prevede anche dei criteri da seguire nella nomina effettuata direttamente da parte del Consiglio Comunale. Ovviamente ci sono poi una serie anche di vincoli per i nominati, quindi a parte la verifica del possesso di queste situazioni di incompatibilità, devono anche osservare gli indirizzi programmatici del Consiglio Comunale e gli indirizzi di governo degli organi politici dell'ente. Quindi i nominati sono tenuti a relazionare al sindaco sull'attività svolta. Possono anche decadere dall'incarico. La decadenza viene sempre stabilita dal sindaco con proprio provvedimento nel caso in cui il nominato non partecipi senza giustificato motivo a 3 sedute consecutive dell'organo di cui fa parte. A tal fine va richiesto all'ente per il quale è disposta la nomina di comunicare le assenze del rappresentante. La cessazione della carica del sindaco comporta anche la decadenza dei soggetti nominati in rappresentanza del comune, salvo che non sia stabilito diversamente dagli statuti degli enti. Il sindaco può anche revocare l'incarico quando vengano meno i requisiti indicati nei presenti indirizzi, quando sopraggiungano motivi di incompatibilità o conflitto di interesse, quando il nominato metta in atto comportamenti in palese contrasto con gli indirizzi programmatici del Consiglio e gli indirizzi di governo, nonché per gravi irregolarità o per inefficienza o pregiudizio degli interessi del comune o dell'ente, o quando successivamente alla nomina venga meno il rapporto fiduciario tra il rappresentante e il sindaco o la parte consigliare rappresentata su istanza di quest'ultima. Contestualmente alla revoca si provvede alla sostituzione. Questi sono gli indirizzi generali, erano già operativi anche nella precedente tornata amministrativa, ma ovviamente essendoci il rinnovo e essendo che poi il sindaco dovrà fare alcune nomine, è giusto che vengano approvate anche queste. Faccio osservazione sul punto numero 4. Scusate, ecco, mi sono dimenticato prima
sto vedendo la posizione del capogruppo, se ce l'ho comunicate, perché abbiamo la monoservice, abbiamo la commissione edilizia, giustamente, che avete far parte, così almeno vi fate di tramite tra il nostro gruppo e voi, così almeno andiamo avanti, se no non possiamo, diciamo, proseguire i lavori. Scusate se sono diventato prima, grazie. Ok, vabbè, se possiamo Ci siamo comunicarlo anche nei prossimi giorni. sì, Ok, dai. non fra Perfetto. 2 mesi, Sì, non fra due no, mesi, no, no, no. brevemente. 2 giorni al Va bene, massimo. Ok. grazie. Ora metto in votazione il punto numero 4. Chi è favorevole? Controprova. Chi si astiene? Chi è contrario? All'unanimità. Passo al punto numero 5 dell'ordine del giorno, elezione della Commissione elettorale comunale. Qua servono due scrutatori. Camilla per noi. Ecco. Sì, ok, solo due parole. Adesso seguono tre punti che sono un po' noiosi probabilmente per chi ci segue, ma sono le costituzioni di alcuni organismi obbligatori. La prima è la Commissione elettorale comunale che sapete è l'organismo preposto alla tenuta sostanzialmente dell'albo degli scrutatori e che effettua la nomina degli scrutatori in occasione di qualsiasi consultazione elettorale. È stata un po' svuotata di competenze nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, perché per quanto riguarda le liste elettorali, la Commissione elettorale non ha più tanta ingerenza, nel senso che sono demandate alla competenza dell'ufficiale elettorale, però è comunque un organismo obbligatorio e oltretutto va eletto nella prima seduta del Consiglio comunale. Si compone di tre componenti, oltre al sindaco che è membro di diritto e che la presiede, che pertanto non partecipa alla votazione di questo punto, e deve necessariamente avere la rappresentanza anche della minoranza consiliare. Sono quindi da eleggere due rappresentanti per il gruppo di maggioranza e un rappresentante per il gruppo di minoranza, come componenti effettivi. Inoltre, poi faremo una successiva tornata di votazione per altrettanti membri supplenti, quindi due supplenti per la maggioranza e un supplente per la minoranza. Si vota a scrutinio, segreto. Volevo dire due cose sulla commissione, è quella che si prendono i nomi diciamo, chi vuole fare gli scrutatori, si mettono in diciamo, un cestino e a sorte si estrae, non è che decidiamo le cose, ecco, solo per chiarire la questione. Diciamo il lavoro che deve fare la commissione elettorale. Camillo, prego. Sì, magari anche poi dopo ci aiutate uno ciascuno, non il sindaco. Grazie. No, neanche a doppio. Qua ce ne sono due in più. Esatto. Ecco qua, no? È uno ciascuno, sì. Sì, ce n'è uno che ti avanza. Manca una per me. Intanto solo il membro effettivo, dopo vi do quell'altro, di un altro colore. Una mano anche a Sì. Michela. Sì.
tiri su le invece. Ok. Allora, elezione della commissione elettorale sì, comunale, quindi, ok, taglia il passivo. Mazzarini Marco. Marco Lazzarini. Marco Lazzarini. Calvinelli Michela. Lazzarini Marco. Daniel Passeri. Daniel Passeri. Michela Calvinelli. Quindi i membri effettivi sono Lazzarini Marco, Passeri Daniel e Calvinelli Michela. Adesso vi chiedo cortesemente di distribuire le altre per i membri supplenti. Camilla Melotti. Melotti Camilla. Camilla Melotti. Gianfranco Savoldi. Gianfranco Savoldi. Gianfranco Savoldi. Nadia Gensi. Gensi Nadia. E Camilla Melotti. Quindi i membri supplenti sono Melotti Camilla, Savoldi Gianfranco e Gensi Nadia per il gruppo di minoranza. Questo non metto in votazione perché sia stata una votazione segreta, perciò certo. Già la votazione. Passo al punto numero 6 dell'ordine del giorno. Elezione della Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari. Segretario. Allora, questa invece è un'altra commissione meno, diciamo, impegnativa rispetto alla commissione elettorale, perché ha il solo compito di aggiornare l'elenco dei cittadini che sono idonei ad essere inseriti nell'albo delle persone che possono svolgere l'incarico di giudice popolare nelle corti di assise e nelle corti di assise di appello. Ogni comune ha un elenco di cittadini. Periodicamente il tribunale ci chiede l'aggiornamento di questi elenchi. Alcuni cittadini vengono iscritti di diritto nel compimento, per esempio, della maggiore età, o vengono cancellati quando raggiungono l'età anagrafica. Devono avere dei requisiti di scolarità per poter essere inseriti nell'elenco. A questa operazione è preposta questa commissione, che è composta dal sindaco o da un suo delegato, che in questo caso comunque partecipa lo stesso alla votazione, e da due componenti del Consiglio Comunale. In genere, anche se in questo caso la legge non richiede necessariamente la presenza della minoranza, però mi sembra che che sarebbe opportuno averne uno di un gruppo e uno dell'altro. Anche in questo caso la votazione avviene per scrutinio segreto e viene votato contemporaneamente
No, forse te ne ho dati troppi a te. Ho sbagliato ramo. No, tre, allora ci appendo da qua. Camilla, dopo ne manca un po' di qua. Marco Lazzarini, Marco Lazzarini, non vuota, bianca, bianca. Marco Lazzarini, Marco Lazzarini, Marco Lazzarini, Marco Lazzarini, Cammina di Michela, Lazzarini Marco, quindi che la cambia. Ok, quindi in questo caso la commissione sarà composta, oltre che dal sindaco, da Marco Lazzarini e da Michela Caldinelli. Anche questa non va in votazione, avendo già fatto la consiglietta. Passo al punto numero 7 dell'ordine del giorno, l'elezione dei rappresentanti del comune dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni Lombardia dell'Alta Valle Camonica. Scusate che metto un attimo in ordine. Allora, l'ultima votazione riguarda i rappresentanti del Consiglio Comunale nell'Assemblea dell'Unione dei Comuni. La disciplina di questa elezione è contenuta nell'articolo 9 dello Statuto dell'Unione, in base al quale ciascun comune è rappresentato nell'Assemblea dal sindaco e da due rappresentanti, di cui uno designato dal gruppo o dai gruppi consigliari, dal gruppo, scusate, consigliare di maggioranza, e uno designato dal gruppo o dai gruppi consigliari di minoranza. I designati devono già rivestire la qualità di consigliere comunale, ovvero di assessore comunale in carica nei rispettivi comuni. Anche questa è una designazione che deve essere fatta necessariamente entro 45 giorni dall'insediamento di ciascun consiglio comunale. Come Unione abbiamo già inviato ai comuni che sono andati al voto la richiesta di inserire il punto all'ordine del giorno. Si vota anche questo per scrutinio segreto. Le votazioni sono separate per il gruppo di maggioranza e per il gruppo di minoranza. Distribuirei comunque le schede, poi mi rendo conto che l'esiguità dei numeri rende un po' difficile, però salvaguardiamo la forma.
Camilla Melotti. Melotti Camilla. Camilla Melotti. Melotti Camilla. Astenuto. Camilla Melotti. Camilla Melotti. Camilla Melotti. E tu è uguale? Può farlo lei o sì, può farlo sì. Io? Gensi Nadia. Nadia Gensi. Allora, per il gruppo di maggioranza è stata indicata Melotti Camilla. E per il gruppo di minoranza Gensi Nadia. Chiederei al sindaco. Chiedo la votazione dell'immediata esecutività. Chi è favorevole? Voto prova. Si astiene. Chi è contrario? All'unanimità. Ecco, vorrei dire una cosa per il futuro lavoro del Consiglio Comunale, che le riprese verranno effettuate fino alla chiusura del Consiglio. Poi dopo, se il pubblico vuol fare delle proposte così, a TV spenta, possiamo stare qua anche fino all'una di notte, che noi siamo disposti a rispondere. Ecco, non vorremmo che la televisione riprenda anche, diciamo, certe discussioni, diciamo, fuori dell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale. Con questo vi ringrazio, buonasera a tutti e grazie.